Appassionati di pallamano, nuova puntata di Handball Mania, il magazine interamente dedicato alla pallamano. Saluto subito in studio dove ci ha raggiunto il presidente federale Pasquale Loria. Buon pomeriggio, buonasera, presidente. Buonasera a tutti. Buonasera. Presidente, iniziamo subito da una delle novità di questa settimana. Poi parleremo naturalmente di quello che è successo in campo, di quello che dovrà succedere, di quello che è successo anche fuori dal campo da un punto di vista organizzativo. E una di queste novità riguarda il campionato di Serie A2 maschile e femminile, perché in settimana la federazione ha ufficializzato quello che è il nuovo protocollo sanitario per il campionato di Serie A2, con l'obbligatorietà dei tamponi ma con una sorta di tempo organizzativo, diciamo così. Il campionato si ferma fino al prossimo 12 dicembre. Sì, nel corso della scorsa settimana abbiamo avuto un incontro con le società di Serie A2 maschile, abbiamo diciamo anticipato loro, perché insomma erano le più dirette interessate dal momento che il campionato era in svolgimento, questa intenzione di voler allargare anche alla Serie A2 il protocollo già in vigore per la Serie A Beretta. In questo momento riteniamo che sia l'unico modo per continuare, per andare avanti, per avere la possibilità di svolgere le partite possibili, chiaramente con un livello di sicurezza adeguato per gli atleti, per gli accompagnatori, per i tecnici, insomma per tutti quelli che poi vanno, per gli arbitri stessi che vanno a essere impegnati nell'ambito di una gara di campionato. Quindi è stato necessario anche dare uno sguardo ai calendari e diciamo consentire, attraverso uno stop tecnico, una organizzazione delle varie società rispetto all'adeguamento dei loro, delle procedure interne al nuovo protocollo, che chiaramente prevede il tampone settimanale prima della gara, e quindi ci sono anche poi problemi di ordine dei tamponi, di approvvigionamenti e via dicendo, che in queste tre settimane riteniamo possono essere validamente affrontati anche con il supporto della federazione, e quindi si possa riprendere per i gironi A e B, che sono quelli dove gli spazi di calendario chiaramente erano meno consistenti dal 12 di dicembre. Per il girone C invece ci sarà la possibilità di far slittare il tutto al 2021, e quindi a partire dal 16 gennaio. Per la Serie A2 femminile, che già era stata diciamo spostata in avanti rispetto alla data originaria, è stato previsto un nuovo spostamento, e quindi si partirà tutte quanti il 9 di gennaio. Altro esempio, lo diceva lei, c'è stato un confronto in particolare con le società maschili, in questo caso perché appunto era quello tra i due campionati che aveva già preso il via. È un altro esempio di buona collaborazione, perché le società hanno accolto di buon grado una importante tutela, ecco, una misura necessaria in questo momento. Sì, chiaramente ci sarà anche un confronto con le squadre femminili a breve, quindi abbiamo inteso privilegiare il campionato maschile perché era già in svolgimento, e quindi maggiori problemi dal punto di vista organizzativo. Sì, diciamo che l'adeguamento del protocollo è stato accolto generalmente bene. Chiaramente poi all'interno di un campionato di 38 squadre ci sono una serie di opinioni anche leggermente diverse l'una dall'altra, però sostanzialmente il ragionamento fondamentale è quello della tutela della salute dei partecipanti, e da questo punto di vista diciamo sono tutti in linea. Tre settimane di stop, abbiamo detto, quindi per la Serie A2, anzi solo per i gironi A e B, in realtà è maggiore il tempo per quanto riguarda il girone C e per la 2 femminile. E nel frattempo prosegue il campionato di Serie A Beretta, sia il maschile che il femminile. Anche qui abbiamo purtroppo delle partite, registriamo diverse partite da recuperare, diverse partite rinviate, ce ne saranno purtroppo alcune anche nel prossimo fine settimana. In questo senso, qual è il piano della federazione in un campionato piuttosto fitto? Ci si mettono anche poi gli impegni internazionali, quindi il calendario è piuttosto appunto fitto, denso. Sì, per quanto riguarda la Serie A2, in realtà noi abbiamo da recuperare delle partite soltanto nei gironi A e B. Queste tre settimane di stop serviranno a recuperare qualcosa, mi auguro.
chiaramente stiamo interessando le società affinché si possano in queste 3 settimane fissare alcuni recuperi, magari non recuperare tutto, però recuperare una buona parte delle partite che non sono state disputate, per quanto, e poi le altre saranno recuperate di volta in volta, augurandoci che chiaramente con la ripartenza ci sia un tasso di non effettuazione di partite più basso. Per quanto riguarda invece la A maschile e la A femminile, il problema grosso era la maschile, ma mi sembra che nelle ultime settimane lo stia diventando anche purtroppo la femminile. Purtroppo si sta allineando. Anche bene o male gli impegni internazionali hanno avuto anche degli spostamenti e quindi ci rendono possibile il recupero soprattutto per la maschile delle partite da qui chiaramente alle vacanze natalizie, ma anche per tutto il mese di gennaio, perché ricordiamo che il mese di gennaio era stato lasciato libero per le nostre nazionali under 20 e under 18 che non saranno più impegnate negli europei rispettivi di categoria. Per quanto riguarda la femminile, le 2 settimane di National Team Week che ci eravamo ritagliati nel calendario per la qualificazione mondiale in Austria non ci saranno più, perché la qualificazione mondiale in Austria è stata rinviata e quindi cercheremo in queste 2 settimane di recuperare anche qualche partita femminile. Ha anticipato anche uno dei temi internazionali dei quali avremo parlato dopo, ma nessun problema, vai, fa parte, poi tutto si lega e tutto si mischia naturalmente. Campionato di Serie A Beretta maschile che intanto è tornato in campo sabato per quella che è stata l'11ª giornata. Il Sassari mantiene il primato della classifica, insegue con Versano che allo stesso modo vince e fa notizia il pareggio tra Bolzano e T-Network Arbato. Il servizio. Senza Ego Siena e Raimon Sassari impegnate sul fronte europeo con il secondo turno di European Cup, il prossimo sabato proietta la Serie A Beretta maschile nella sua 12ª giornata stagionale. Coi sardi, capolista della classifica di scena Nicosia, e perciò concentrati sul versante continentale, con Versano proverà a sfruttare la ghiotta opportunità di prendersi il primato. Il convincente 35-24 del weekend scorso a Molteno ha confermato il buon momento dei biancoverdi di Tarafino, che ora cercano il poker di successi consecutivi. Si torna al Pala San Giacomo, dove arriva in visita lo Spalareppan. Gli altoatesini allenati da Gagovic possono dirsi soddisfatti delle loro prime 11 uscite. Bottino di 10 punti, metà classifica conquistata, e in cascina vittorie importanti nella lotta a salvezza. Ma più di qualche grande, da Bolzano a Siena fino all'apice con Trieste, ha sofferto contro Starolis e compagni, e allora guai per Conversano nel sottovalutare il match. Punti pesanti in palio fra Team Network Albatro e Santarelli Cingoli. Le due formazioni sono appaiate a quota 3, però va detto, Siracusa ha il morale alle stelle dopo il pari strappato niente meno che in casa di Bolzano. Un punto insperato, almeno alla vigilia, per una neopromossa dalle mille risorse che ora punta a fare di nuovo del Palalo Bello il suo fortino. Ad espugnarlo ci proveranno i marchigiani, che non giocano dal 31 ottobre e che non fanno punti da più di un mese. Era il 7 ottobre, 37-32 contro Molteno. Troppo tempo fa, soprattutto perché il ricordo più nitido nella mente dei ragazzi di Palazzi è la sconfitta di misura del 31 ottobre a Fondi. Ora un altro scontro salvezza che né Siracusa e né Cingoli possono e vogliono fallire. Il debutto dell'ucraino Kolodiuk non ha portato bene al Bersanone, sconfitto in casa dell'Acqua e Sapone Junior Fasano. Ora la squadra guidata da Ciutura dovrà provare a risollevare la testa per far sì che il ritardo in classifica dovuto ai match rinviati non diventi certezza per effetto invece dei punti persi. La prima opportunità di riscatto si chiama Banca Popolare Fondi, anche se i laziali in casa danno il meglio e proprio qui hanno colto gli unici 4 punti stagionali. Gli stessi di Fasano, peraltro, reduce da una settimana di serenità dopo il colpaccio in Alto Adige, ora intenzionata a non rallentare. Altro ostacolo altoatesino per i biancoazzurri, ancora una volta la settimana scorsa trainati dai gol di un ormai insostituibile Jarlstam, e che ora se la vedono con l'Alperia Merano, una delle squadre più colpite dai rinvii di questo avvio di stagione. Il 24 ottobre scorso l'ultima gioia dei Diavoli Neri, mentre l'ultima trasferta in Puglia la settimana seguente era coincisa con una sconfitta a Conversano. Inutile dire che sabato la Prantner Band proverà ad invertire la tendenza. Ma indubbiamente la partita l'abbiamo fatta noi, chi ha visto la partita può confermare. Ho avuto la possibilità di portare a casa i 2 punti per la mia squadra. Abbiamo fatto un punto, ma credetemi,
l'Albatros stasera fa un punto ed è questo che fa notizia, perché non so quante altre squadre in questi anni sono venute a fare punti a Bolzano. Forse per la prima volta in questo campionato l'Albatro ha espresso il suo vero potenziale. Ma sicuramente l'Albatro stasera ha offerto il suo potenziale, però sono già un paio di partite che siamo tutti al completo e stiamo dicendo la nostra, stiamo cominciando a giocare come dobbiamo. Questo è quello che è accaduto dunque e quello anche in parte che dovrà accadere nel prossimo sabato di Serie A Beretta Maschile. Ne parleremo con il presidente federale naturalmente, ma in collegamento abbiamo anche uno dei protagonisti del campo, Riccardo Stabellini, terzino sinistro della Raimon Sassari e della Nazionale. Ciao Riccardo, mi senti? Ciao Matteo, buonasera a tutti. Ciao, come va? Ciao, ciao, buonasera. Buonasera presidente. Cioè qua il presidente. Presidente, come ha giocato intanto Riccardo con la Nazionale? Voto? No, no, ha giocato bene. Ha giocato bene, ha fatto un gran gol. No. Ha fatto anche, ha fatto un bel gol, ma soprattutto quando entra dà sempre una bella carica. Questo promosso è importante. E vai, ci tenevo. Possiamo staccare anche il collegamento adesso, a posto così. Grazie, grazie delle belle parole. Riccardo, siete tornati con la testa sul campionato, Sassari è ripartita vincendo, avete fatto punti anche nell'ultima giornata con una vittoria convincente contro Appiano, un più 9 in trasferta su un campo non facile, il campo della squadra altoatesina di Gagovic non è mai un campo facile, e per il momento rimanete in testa alla classifica anche se Conversano non molla. Sì, è stata una partita che ci aspettavamo fosse molto dura, è un campo come anticipavi molto difficile in cui giocare e pensavo che avrebbero dato più filo da torcere, meno male che siamo rimasti molto concentrati, siamo riusciti a gestirla molto bene, siamo riusciti a fare il nostro gioco, eravamo in forma, so che i ragazzi mentre eravamo via con la Nazionale hanno fatto un gran lavoro. E quindi mi fa piacere che li ho trovati tutti veramente bene e niente, adesso era importante questa vittoria perché ci aspetta un bel fitto di partite, quindi eravamo molto spaventati da questa trasferta in Alto Adige, è andata bene, siamo felici. Nel prossimo fine settimana Sassari non scenderà in campo in campionato, lo farà però anzi con un doppio impegno in Coppa, nella European Cup. Intanto presidente, tornando a quello che è successo nel fine settimana, colpisce sia il pareggio di Bolzano contro Albatro e poi c'erano altre due squadre che come Bolzano non tornavano in campo da un mese, sia Bressanone che Fasano. Partendo da Bolzano è chiaro che lo stop un pochino può influire poi su quello che dovrà accadere nelle prossime settimane anche. No, ma in dubbio questo campionato andrà così. Purtroppo ci sono state queste situazioni, ce ne saranno altre, quindi ora lo stop chiaramente è capitato a Bolzano, Bressanone, ma anche Bressanone ferma da parecchio, insomma un po' le squadre del Trentino Alto Adige hanno sofferto, la prima di tutto è stata Merano, ricordiamolo. Però anche altre magari avranno situazioni o stanno avendo situazioni di questo tipo qua, penso a Trieste che in questo momento è bloccato, Fasano anche è stato per alcune settimane fermo, quindi purtroppo sarà un campionato con molte incognite proprio relative. Già era un campionato diciamo abbastanza livellato e competitivo sia in vetta che in coda. Ora diventa un campionato anche con molti punti interrogativi derivanti dalla situazione del Covid, quindi dagli eventi che si susseguiranno di volta in volta e che noi non possiamo nemmeno prevedere, nemmeno le squadre. Indubbiamente sì, rinvii e quindi anche recuperi come quello che ha interessato in questa settimana il Bolzano e l'Alperia Merano. Vediamo com'è andata ascoltando le voci dei protagonisti. Sono un po' deluso perché potevamo fare più, potevamo fare anche due punti o almeno un punto. Abbiamo iniziato veramente bene, abbiamo giocato bene, poi dopo 15 minuti siamo diventati un po' nervosi, e abbiamo fatto dei errori e non abbiamo difeso così bene come all'inizio. Sì, oggi contavano come contro Siracusa due punti, sono arrivati con tanta fatica, è quello che ci aspettavamo. Devo fare complimenti a tutte e due squadre perché più o meno siamo passati stessa situazione, loro con un po' giocatori di meno, noi proprio con tutta la squadra, però oggi devo fare complimenti a tutte e due squadre perché hanno lottato, è una partita veramente bellissima
E niente, devo fare complimenti anche ai miei ragazzi perché hanno lasciato tutta l'energia in campo. Veramente era difficile giocare dopo tutta questa situazione, dopo 2 giorni giocare questa partita, un derby, vincerlo, grandi. Abbiamo ascoltato dunque quello che è accaduto in Bolzano-Merano. Riccardo Stabellini, ancora con te, prima di passare all'impegno in Coppa, ancora una battuta sul campionato. Secondo te, appunto, ecco, come influiscono tutta questa serie di stop che cambiano inevitabilmente un pochino gli equilibri del campionato, no? È inevitabile purtroppo, e anzi bisogna forse cominciare anche quasi a farci i conti e a creare, voglio usare una parola forte, strategie su questo? Strategie di allenamento, di preparazione, ci si ferma, come ci si comporta, che cosa succede? Beh, allora, per quanto riguarda i rinvii, purtroppo c'è poco da fare, nel senso che l'unico compito, l'unica cosa a cui possiamo stare attenti nei giocatori è quella appunto di fare massima attenzione quando siamo al di fuori del palazzetto, in tutto quello che facciamo. E poi a parte quello, semplicemente stare attenti e sperare che la situazione generale migliori. Per quanto riguarda il campionato, sì, sicuramente le strategie di allenamento cambiano a seconda poi di quelli che sono i problemi che anche delle squadre contro cui si gioca, oltre che quelle proprie, infortuni, infrasettimanali, coppa come nel nostro caso. Quindi queste poi sono valutazioni che anche nella nostra squadra so che stanno facendo allenatore, preparatore atletico. È importante che lo staff prepari al meglio anche la programmazione delle partite e degli allenamenti. Per quanto invece riguarda quello che dicevi tu, secondo me l'unica cosa che si può fare per, tra virgolette, combattere questa situazione è sempre quella di mantenere il livello degli allenamenti il più alto possibile, in modo che anche quando ci sono 1, 2, 3 settimane in cui non si gioca, quando poi si arriva al weekend della partita, si è pronti, si è allenati, si è già spezzato il ritmo e non si viene da settimane di, diciamo, poco produttive, certo. Esatto, poco produttive dal punto di vista sportivo, no? Io ho ascoltato Mario Sporcic dopo la partita di sabato e ha detto non è stato facile, venivamo da un mese di divano, anche una squadra, no? Organizzata, strutturata come Bolzano, poi alla fine assolutamente deve fare... Poi loro sono anche stati sfortunati perché hanno avuto molti molti casi contemporaneamente, però so che ci sono altre squadre che adesso con il nuovo protocollo speriamo che si riesca a giocare più partite. Ci sono le coppe, sabato intanto il Sassari debutta nella European Cup, lo fa con un doppio turno, andata e ritorno tra sabato e domenica a Nicosia contro i ciprioti del Parnassos Ostrovolu, mentre la Egosiena gioca il ritorno del secondo turno a sua volta, dopo però un pesante meno 12 rimediato in Slovenia per mano del Gorenje. Belenia, il servizio. Weekend europeo per l'Italia dalla pallamano maschile, si gioca per il secondo turno della European Cup e le portabandiera Made in Italy saranno due, Egosiena e Raimond Sassari, entrambe al debutto assoluto in campo continentale. Per la verità i toscani la loro prima l'hanno già giocata, campo difficile, la Sala Rossa, casa del Gorenje Velenje, avversaria slovena che ha dettato sabato scorso la propria legge tra le mura amiche e ha rifilato ai ragazzi di Branko Dumnic un severo 32-20. Esito oltremodo duro per i senesi che in Slovenia durano un tempo ma poi pagano le conseguenze della quarantena, della poca continuità di allenamenti e delle poche, pochissime partite giocate nell'ultimo mese. La giornata comunque positiva del trio Marrocchi Gaeta Kaja vale fino al 13-12 dell'intervallo. Peccato perché ora la faccenda si complica maledettamente, 12 reti da recuperare equivalgono ad un'autentica impresa sportiva, ma è certo che la Ego proverà ad onorare al meglio la prima europea di sempre al Palaestra. Il Palasantoro invece dovrà aspettare, Sassari infatti giocherà a Cipro, andata e ritorno del suo secondo turno, trasferta a Nicosia per Stabellini e compagni opposti ai padroni di casa del Parnassos Ostrovolu, che doppio confronto sarà? Difficile dirlo, tanto per cominciare sarà una questione di tenuta fisica con 2 partite in 2 giorni, curiosità. Dall'altra parte con la maglia dei ciprioti ci sarà anche l'italiano Davide Lazzarin, veneziano trapiantato a Nicosia, per lui sarà un derby, una questione di cuore. Quanto al campo, azzardare il pronostico non è facile, Sassari sta bene ed è squadra attrezzata con uomini di esperienza, ma si gioca fuori casa e allora grande attenzione. Sempre in tema di coppe europee, Salerno nel femminile incassa il passaggio del turno d'ufficio sempre nella European Cup.
Le difficoltà organizzative legate alla pandemia bloccano le islandesi del K-Tor, che scelgono di non giocare e di lasciare via libera le campane per l'accesso agli ottavi. Situazione contraria per il Cassano Magnago maschile, che purtroppo cede il passo, anche in questo caso senza scendere in campo, al Vest di Vienna nel secondo turno. Riccardo, Parnassos Strovolu, doppia partita in trasferta. Mi prendo la libertà di darvi un pizzico di favori del pronostico. Probabilmente Sassari è un pochino più forte, però si giocano due partite fuori casa. E, tra l'altro, abbiamo guardato anche il loro video, perché in settimana prepareremo al meglio possibile. Ci teniamo moltissimo a questo impegno di Coppa, ci tiene la società, proprio perché, come dicevate nel servizio, è la prima volta al debutto internazionale. E poi ci teniamo noi giocatori, perché per esempio dal punto di vista personale non gioco in Coppa da tanti anni, l'ultima volta sono uscito per differenza reti, quindi diciamo che ci terrei tanto a passare il turno, a cercare di fare bene, e poi chi lo sa, magari con un altro buon sorteggio si potrebbe cercare di andare più avanti possibile. Ora non ci facciamo distrarre appunto dai pronostici, proprio perché dai video, come ti dicevo, che stiamo guardando, loro sono una buona squadra, sono al top della pallamano cipriota, e non sarà facile, soprattutto giocare due partite in due giorni, soprattutto fare una trasferta così lunga in un momento così. La Grecia è in totale lockdown, quindi non è facile. Apprezzo anche che la società continui a veramente impegnarsi per farci stare al meglio possibile noi giocatori in ogni trasferta, e abitando dove siamo non è facile. Presidente, penso a chi ha purtroppo dovuto rinunciare, come nel caso di Cassano e Bressanone. Per fortuna però ci sono anche realtà che hanno avuto modo e avranno modo di giocare le loro partite. Peccato un po' per Siena, che ha retto un tempo, anche qui ha pagato forse la quarantena contro il Gorenje Veleni, e speriamo in Sassari. No, speriamo in Sassari, anche perché soprattutto nel maschile negli anni passati abbiamo avuto poche partecipazioni alle coppe europee. Quest'anno Siena e Sassari hanno voluto onorare questo impegno. Penso che il Siena ha avuto un sorteggio abbastanza impegnativo. Squadra slovena, mi sembra la seconda del ranking in Slovenia, non è poca roba. Il Sassari avrà un'opportunità in più, credo, contro i ciprioti, anche se ora stanno arrivando tutti praticamente, quindi non ci sono più grandissime differenze, soprattutto nella seconda parte della classifica europea. Quindi anche i ciprioti saranno impegnativi. Sul versante femminile spicca la bella prova del Mestrino, che ora dovrà andare a Zagabria per l'accesso agli ottavi, dove c'è già Salerno che non ha giocato, purtroppo altre hanno dovuto rinunciare in un anno che ha riscontrato la presenza di ben 7 squadre italiane iscritte alle coppe europee. Assolutamente una bella notizia. Riccardo, ti facciamo in bocca al lupo e grazie. Crepi il lupo, grazie mille Matteo, sempre un piacere. Grazie. Ciao, in bocca al lupo. Ciao Riccardo. Grazie, ciao. Non scenderà in campo dunque in campionato naturalmente il Sassari, non lo farà neanche l'Ego Siena. In grafica stiamo vedendo prima la classifica del campionato di Serie A Beretta al maschile, che è maturata dopo l'11ª giornata disputata, e è a seguire il prossimo turno. In modo particolare però occhio anche alle partite che sono rinviate. Il Conversano questa settimana avrà la possibilità di piazzare il sorpasso ai danni proprio di Sassari, che come detto gioca in Coppa. Adesso ci fermiamo e poi parliamo insieme del campionato femminile. A tra poco. Ami lo sport e ti piacerebbe imparare a giocare a tennis? Scegli una scuola certificata FIT e scendi in campo per conoscere nuovi amici e divertirti in totale sicurezza. Se hai meno di 16 anni, approfitta del tesseramento a condizioni agevolate. In più, la Federazione Italiana Tennis ha deciso di regalare a tutti i nuovi tesserati delle scuole tennis il passaporto personalizzabile I Love Tennis. Scopri i dettagli e la scuola tennis più vicina a te su federtennis.it. È sceso in campo anche il campionato di Serie A Beretta al femminile. Si sono giocate le gare della 10ª giornata, un turno, presidente, però senza big, perché né Bressanone né Oderzo né Salerno sono scese in campo. Si rifà sotto però la Cassa Rurale Pontini. Ma anche qui sta diventando un campionato indecifrabile di settimana in settimana.
Le tre squadre, diciamo, favorite dal pronostico sono un po' al palo in questo momento. Mi sembra che anche la prossima settimana, prossimo sabato, non si giocherà Bressanone-Salerno, quindi ancora, ecco, l'imprevedibilità di questo momento. Per esempio, una squadra come Salerno, senza nessun caso di Covid, fortunatamente, fino a questo punto deve recuperare tre partite, quindi è anche un po' random la situazione dei recuperi e è una quarantena forzata in questo caso qui. Quindi ben vengano anche queste nuove forze che stanno cercando di scalare la classifica. Il Pontini è una di queste, è una bella squadra costruita con molta determinazione dalla dirigenza, ben condotta a livello tecnico, quindi è una squadra che si farà sentire anche nel proseguo del campionato. È un turno, il prossimo in calendario, che dovrà fare i conti, purtroppo però ancora con diverse gare rinviate, su tutte, come diceva il presidente, il big match tra Brixen su Tirol e Iomi Salerno. Il servizio. Per una Libest Espresso Mestrino che frena, c'è una cassa rurale pontina che ingrana la sesta. Orfano delle tre big, Brixen su Tirol, Mechanic System Oderzo e Iomi Salerno, l'ultimo sabato della Serie A Beretta femminile, assicura comunque spunti interessanti e aspetta che tutte le sue protagoniste possano recuperare i match rinviati. A proposito, ce ne saranno quattro nel prossimo weekend che terranno ferme, tra le altre ancora Oderzo e AC Lifestyle Erice. Salta soprattutto la partita più attesa, il big match tra Bressanone e Salerno sarebbe stata la partita chiave, ma in tempo di Covid tutto è molto incerto e bisogna necessariamente farci i conti. Insomma, per una classifica completa bisognerà pazientare. Restano due partite, la copertina va a Santarelli Cingoli, Leno sfida salvezza in piena regola. 4 punti per parte e tanta voglia di reagire dopo le sconfitte dell'ultimo turno. Confronto delicatissimo, pronostico impossibile. A completare il quadro c'è Ariosto Ferrara-Nuoro. Momento positivo per entrambe. Ferrara ha convinto nel 31-18 contro Cingoli, dimostrando anche una discreta coesione d'organico. Più individualista Nuoro, che con sole 3 giocatrici su 13 a rete ha comunque strappato un punto preziosissimo contro Mestrino in casa. Al Palaboschetto si parte alle 15. Questo è quello che ci attende dunque nel prossimo fine settimana con la giornata numero 11 del campionato di Serie A Beretta al femminile. Vediamolo anche con l'aiuto della grafica in sequenza, la classifica e il prossimo turno che si disputeranno. Una classifica che, come detto, vede al comando il Bressanone, anche se naturalmente dovremo attendere proprio la serie di recuperi che riguarderanno gran parte purtroppo delle formazioni del massimo campionato, e occhio anche a quello che dovrà accadere in coda, dove sono racchiuse in pochissimi punti Guerriere Malo, Leno, Santarelli Cingoli, Nuoro e Cellini Padova. Nuoro che peraltro è stata protagonista di un pari rocambolesco contro Mestrino, sorprendente in casa, 13 reti peraltro di Michela Notariani, classe 2002. Saltiamo, sempre rimanendo in ambito femminile, a due notizie che invece ci sono arrivate dal versante internazionale. In precedenza l'aveva anticipato ancora il presidente Loria per quanto riguarda la nazionale femminile, che non scenderà in campo a dicembre nelle qualificazioni contro Austria e Kosovo. E poi, da un punto di vista organizzativo invece, presidente, brutta notizia per la federazione europea, perché i campionati europei perdono una delle due organizzatrici, quella principale, la Norvegia, e probabilmente si farà tutto in Danimarca, anzi non c'è soluzione a questo punto. Purtroppo è una situazione che come Italia abbiamo vissuto sulla nostra pelle con i campionati mondiali, i campionati di bici, i campionati europei. È una situazione delicata, complicata. Sì, delicatissima, anche perché questa volta, a differenza di quello che è capitato anche a noi, tutto succede a 15 giorni dalla partenza degli europei. Poi non c'è dubbio che la Danimarca ha le caratteristiche sia strutturali che organizzative per sopperire, però il venir meno di un partner come la Norvegia 15 giorni prima è un duro colpo e avrebbe steso chiunque. L'Italia invece scenderà in campo, come detto, dal 19 al 21 marzo. Austria, Kosovo, cambia il periodo, non cambiano le ambizioni, non cambia comunque la concreta possibilità, con due squadre su tre che passano. Ci sono due posti, quindi giochiamo in Austria. Le austriache sono sicuramente più in alto di noi nel ranking, sono favorite. Il Kosovo è una nazionale solitamente indecifrabile,
perché è una nazionale in costante costituzione e aggiornamento, anche perché ci sono tutti questi kosovari sparsi per l'Europa che man mano diventano, acquisiscono la cittadinanza. E quindi non sai mai contro chi giochi, l'abbiamo già provato con il Kosovo maschile a Benevento lo scorso gennaio, però noi andiamo in campo per guadagnarci la qualificazione al turno successivo, per prendere uno dei due posti su tre disponibili. Le ragazze sono determinate in questo, la guida tecnica si era preparata molto bene a questo impegno e speriamo che anche a marzo avremo le stesse condizioni favorevoli. Grazie Presidente. Grazie, dunque ci vediamo presto in aggiornamento, è tutto sempre in aggiornamento, quindi avremo modo naturalmente. Speriamo che non parlare più per altri protocolli. Esatto, no, infatti speriamo di parlare solamente di pallamano giocata. La potrete vedere naturalmente in diretta su Eleven Sports, tutte le gare della Serie A Beretta maschile e femminile sono in live streaming gratuitamente ogni fine settimana. Domenica alle 13.30 c'è il solito appuntamento dell'ora di pranzo con la Liqui Moly Bundesliga, sempre in diretta su Eleven Sports con Handball Mania. L'appuntamento è per la settimana prossima. Buona pallamano a tutti. Ciao.